Oggi, domenica 10 dicembre, guardate come è al buio il centro di Taranto. Siamo in via Pitagora e sono le ore 18. Un quadro davvero spettrale, pauroso. Questo è il buio che porta l'amministrazione Melucci. La superficialità e il degrado nella gestione della ordinarissima manutenzione della città, proprio questa incapacità porta a un quadro, oserei dire, spettrale, infernale. Meno male che passa qualche auto e si fa un po' di luce. È pazzesco un quadro del genere. Ripeto, non stiamo parlando di una periferia estrema, ma stiamo parlando, viva Dio, del centro di Taranto, di via Pitagora, a pochi passi dalle false e sontuose luminarie di via di Palma e via d'Aquino. Poi ci si meraviglia come mai il commercio muoia a Taranto, come mai tante attività chiudano per sempre le saracinesche. Stiamo nel periodo di Natale, eppure sembra, non so, un territorio sotto i bombardamenti, mancano le luci. Guardate, qui siamo vicino alla scuola 25 luglio, via Pitagora, guardate le varie traverse, buio pesto. È ovvio poi che in una situazione del genere la criminalità può purtroppo davvero dilagare. Che brutta fine che ci ha fatto fare Melucci. Speriamo che nella conferenza stampa di domani, che ha annunciato alle ore 15, magari con un gesto di minima dignità politica rassegni le dimissioni per rottura con il resto della maggioranza. Ditemi voi in quale città d'Italia nel periodo natalizio il centro, siamo nel centro, nel cuore di Taranto, si assista a una situazione di degrado mai vista. Taranto sembra, non so, la foresta, la selva dantesca, una foresta buia, abbandonata. Guardate che quadro, lo ripeto, spettrale. Sembrano le 3 o le 4 di notte, invece siamo appena alle ore 18, con l'aggravante, udite udite, lo sapevate già tutti, dei parcheggi a pagamento. Quindi in una situazione così schifosa si fanno anche pagare i cittadini per parcheggiare. Penso che non ci sia altro da dire e penso che le immagini siano più eloquenti di ogni parola. Avete voluto Melucci? E ora tenetevelo. Questi sono i risultati. Una città che rispecchia pienamente le ultime posizioni nella specifica classifica sulla qualità della vita stilata dalle testate Italia Oggi e Il Sole 24 Ore. Dal buio del centro di Taranto è tutto. Questa è l'amministrazione di Rinaldo Melucci. Stanno seminando la rinascita. Guardate le macchine che passano, danno un minimo di luce. E il meglio deve ancora venire. Ma quando lo capirete, cittadini, quando caspita lo capirete, che questo Melucci, questo sindaco, è politicamente un buono a nulla e ci sta solo prendendo per il culo. Quando lo capirete?